Ciao, sono 95, ci troviamo su Clash Royale per un altro episodio che siamo a fine season 3 e inizio stagione 4. E qui io vi ho preparato un po' di roba da prendere. Qua dentro ci sono un negozio che ci offre cose. Noi abbiamo 133.118 monete. Ho fatto un po' di questa sfida qua tranquilla che non ci sono eliminazioni e tutto quanto per sbloccarmi le corone che mi serviranno per andare avanti. Questa è la seconda fase di quella sfida dell'Esir che c'è in questo periodo. Qua siamo in war e vabbè, siamo in 36 perché uno ha espulso un po' di gente. E poi vabbè, e se volete entrare, c'è il posto, c'è, basta avere 4.000 trofei, basta essere in Lega e puoi entrare. Che abbiamo bisogno di gente che sia in Lega. Poi vabbè, io ho preparato tutto quanto. Apro sti bauli qua intanto, sto baule Massimo, quindi mi dà l'oro invece dammi le carte. Anche questo. E questa è la piena dimostrazione di cosa significa tenere, potenziare tutte le carte. Perché se tu potenzi tutte le carte ti dà l'oro e i punti stella. Quindi voi dovete fare così. Questa è la motivazione, ci avevo fatto vedere in real life come perché bisogna potenziare tutte le carte. E infatti vedi che ho potenziato gli arcieri, i pipistrelli, i goblinancieri e il cavaliere al 13. Poi gli arcieri, i goblinancieri e i pipistrelli sono già 3 stelle. E il resto deve essere potenziato. Infatti noi dovremmo potenziare spiriti di fuoco e poi dovrò attendere per arrivare a spiriti di ghiaccio per potenziare. Anche se sono carte che non userò, tipo scheletrini, che sono 3 scheletri. Ed è una carta quasi inutile, però potenziarli ti dà più ricompense. Stessa cosa per i gettoni, in moneta stella, quelle, no, i gettoni, che se tu li tieni al massimo ne trovi degli altri ti danno dell'oro. Un leggendario ti dà 2000, quindi pensate un po', e ti serve l'oro abbastanza. Qui c'è la corsa dell'oro che serve per andare avanti. Io sono in Lega 5, che vabbè, a metà Lega 5 sono arrivato con un bel record in questa stagione. E vabbè, più avanti si va, meglio è, però per adesso sono qua. Poi quando migliorerò un po' le carte riuscirò ad arrivare più avanti. Soprattutto nella Lega leggendaria, l'ultima Lega. Lega, non mi ricordo come si chiama l'ultima Lega. Campione definitivo. Che sta a 7.000 trofei, quindi mi servono altri 2.000, 1.500 trofei circa. Va bene. Allora, prima di andare avanti vi illustro, visto che non so per chi ha visto il video di Clash Royale che ha illustrato le novità, tutto quanto, ve le posso dire io le novità, nel caso non mi interessano, vabbè, non sono tantissime, però nella stagione 4 arriva naturalmente un'arena dedicata proprio ad Halloween, perché è il periodo Halloween, e è una nuova carta che uscirà poi in quella nuova stagione. Che non so se la fanno uscire subito oppure danno un po' di giorni. Sta fatto che sta qua sotto e la potete trovare se guardate nella classifica delle arene, delle zone. Potete, nell'arena, sì. Potete comunque andare a vedere nell'arena spaventosa ci sta la carta che manca, presto disponibile, e lì la trovate. Poi, che hanno fatto anche aggiornamenti in questo periodo, giusto? Cioè, non hanno fatto aggiornamenti che metteranno solamente nella stagione 4, metteranno anche adesso. Quindi, se noi andiamo a vedere qui nelle emote, noi possiamo cliccare le emote anche se non abbiamo le emote stesse. Cioè, possiamo cliccare queste e vedere che animazioni fanno. Io ho sbloccato anche quella del pollo leggendaria perché me l'ha data il gioco, visto che sono collegato con Super Sality, mi ha dato quella di A-Day. Che vabbè, me la tengo e ce l'ho, la posso utilizzare. Che poi in partita puoi utilizzare anche quelle che non hai messo nello stack preferito, tipo qua in alto, no? Che io ho preso anche quelle della strega notturna, che bastava fare la sfida della strega notturna strategica e ti sbloccava quelle emote lì. Poi, altre novità, hanno tolto, vedete adesso che hanno tolto il tasto 2v2, hanno messo party, ma il 2v2 non è sparito, è solo dentro al party. Che ci sono più, oltre a 2v2 ci sono altre modalità che puoi utilizzare per fare trofei senza, cioè per fare corone e bauli senza perdere trofei.
Poi di altre cose. Ah, sì, è vero. Poi qua praticamente se non preoccupatevi se per caso vedrete che il vostro capo del clan, se voi siete in un clan diverso dal mio, perché io non sono in attivo, se dopo 30 giorni, circa un mese, credo 20 giorni, non so quanto precisamente, il giocatore non è il capo, non è online per questo tot di tempo, verrà declassato e sostituito con un altro. Questo è stato configurato meglio. Poi, nelle battaglie, visto che hanno detto che tutti odiano i pareggi, hanno deciso di fare lo spareggio che praticamente, oltre al touchdown, è una parte consecutiva di tempo, di una parte in più, però le torri subiranno danni da vita, cioè avranno una vita che subiranno danni pian piano nel tempo. Quindi chi ha più vita nella torre ha più vantaggio ovviamente. Quindi se tu hai tipo, non so, 500 di vita nella tua nella una delle tue torri e l'avversario ne ha 400 e siete pari, tu hai vinto perché lui è 400 finché lui non ti infligge altri danni, perché in quella volta lì puoi infliggere anche dei danni. Hai vinto tu perché lui, tu hai più vita, quindi calando sia lui che a te di vita pari dovrebbe scendere più la sua. Poi dipende, se avete tutti e due 500 vite alla torre, può darsi che ci sia comunque un pareggio, perché non lo so, non lo so, perché questa modalità ancora non l'hanno implementata, perché uscirà con la Season 4, solo che ci vorrà, non so se c'è un'extra modalità pareggio, oppure semplicemente puoi pareggiare se per caso hai due torri di livello pari. Vabbè, noi andiamo avanti qua. Ho sbloccato tutta la season 3, non posso più sbloccare bauli. 7 Tesle. Vi ho parlato di questa cosa giusto per informarvi, nel caso vogliate saperlo. Perfetto, non so se vi ho informato che la nuova carta si chiama Golem Elisir Golem. Praticamente un golem fatto di elisir. Che poi se voi andate sul canale di Clash Royale, non per sponsorizzarlo però, sul loro canale vedete il trailer della nuova carta, perché un golem fatto di elisir e penso faccia danno alla zona, ma non penso che abbia vita come il golem, però non so quali proprietà abilità speciali abbia. Capanna Barbie, anche le rare devo potenziare, solo che prima potenzio le comuni perché costano di più, me le levo prima. Poi questa cosa allora la farò per conto mio, prima che finisca la season, perché altrimenti la tolgono, entro 3 giorni la possono togliere. Infatti se noi andiamo nella qua, la stagione se ne dura 3 giorni, però io l'ho completata, quindi va bene. Qui c'è il bollo che apriremo dopo, prima andiamo qui nella zona comuni e potenziamoci la Spirit di Fuoco al 13. Facciamo il video in livello massimo adesso più di così non possiamo farle, a parte livello stella che può essere, può, ha solo un livello stelle, e nell'aggiornamento hanno fatto vedere che metteranno anche più livelli stella, non so a chi, però alcune carte metteranno dei livelli stella aggiuntivi, oltre naturalmente alla nuova carta che uscirà quando la potenzierai al massimo, ed è rara la nuova carta, è rara perché hanno deciso di metterla rara e così. Quindi saranno 95 carte, probabilmente arriveremo fino a 100 carte, poi non si sa se metteranno altre nuove carte. Potrei decidere di potenziare gli spiriti di fuoco con la punto stella, con la vita stellare, il livello stella, però anche se una stella è così che ci combattiamo la carta. Però io preferisco sinceramente potenziare prima quelle che ho potenziato. Cavaliere. Che ce n'ha 3, quindi meglio mettersi avanti. Livello stella 1, così è dorato almeno. 15.000 il prossimo, penso che il terzo sia 20.000. Costerà un po'. Però intanto abbiamo il cavaliere dorato adesso. Anche lui è nella fascia dei dorati. Ho tre carte dorate così. Perfetto. Direi di provare questa carta qua nella modalità allenamento, campo di prova, così vediamo come funziona questa, come è dorata, se cambia di do, se l'hanno resa dorata, scusate se
mi blocco, ma devo pensare a cosa dirvi. L'hanno resa dorata e va bene così. Quindi vediamo se cambia colore. Non lo so se è cambiato il colore di un pezzo della spada oppure è rimasto uguale così. Tutti quanti abbiamo fatto fuori. Ok. Pipistrelli dorati. Andate e colpite. Già che ci sono, faccio tre corone e siamo a posto. Ma magari teniamo il volume a livello buono. Comunque il video lo vedrete. No, due facciamo, dai, non le facciamo tre. Va bene così, tanto sono in vantaggio perché è un campo di prove e quindi ti dà avversari non troppo esagerati. Vabbè, e comunque andiamo avanti. Abbiamo visto il cavaliere come cambia, non di tanto perché ancora una stella, però speravo che ogni stella ci facesse un cambiamento, ma forse no. Vabbè, tanto devo fare 3 stelle, quindi ci vorrà un po' per potenziarlo al massimo con tutte le stelline. Ok, il mio deck è questo, quindi se volete provarlo io mi ci trovo bene. Ho anche portato il drago elettrico all'11, tutte le epiche le ho potenziate, tutte quante. Ora mi manca solamente, cioè quando non sto neanche di chiedere carte nei clan, perché io se chiedo le carte dopo ne ho di più da potenziare. Per adesso da potenziare ne ho abbastanza, anche dei comuni che costano 100.000 l'uno. Ed è tanto. C'erano anche i bomberoli, però li ho donati così avevo meno carte da potenziare per ora. Facciamo un po' per volta. Va bene, comunque ho 5 carte al massimo, così non devo più potenziare 5 carte con loro. Ok, apriamo il baule leggendario che ho tenuto per voi. Non so che leggenda uscirà, tanto le ho tutte le carte, quindi può uscire qualsiasi carta. In questo caso Gran Cavaliere, che possiamo potenziare all'11. Perfetto, che non potenzierò adesso perché voglio tenermi l'oro per fare altro. Anche se penso 20.000 potenziabile. 20.000, sì. Potrei potenziarlo, eh. Però lo tengo lì per adesso. Tanto non lo utilizzo adesso. Potrei utilizzarlo più avanti. Intanto abbiamo altro da fare. Abbiamo l'oro da utilizzare da altre parti. Sono quelli a 50.000 di oro. Quindi posso arrivare già a buon punto per potenziare gli spiriti di ghiaccio che saranno il successivo da potenziare, anche se è una carta che non utilizzerò molto spesso, ma magari più avanti facendo dei deck casuali, che deck tipo challenge o altro, potranno essere utilizzati. Quindi averli al 13 potrebbe essere utile per non perdere trofei. Ok, io direi facciamo una partita giusto per darvi qualcosa da fare, perché se sto lì soltanto a spiegare non va bene. Vi mostro com'è il deck, se vi piace, dipende dall'avversario che trovo, perché sapete già lui ha le torri stile season 3, quindi è più forte probabilmente perché è shoppato, è uno shoppone. Ha il cavaliere al 13 come me, io uso il cacciatore da quella parte per indebolire il gigante, tutto dorato, eh. Tutto al 13, guarda, tutto al 13. Fammi abbassare il volume perché è un po' troppo alto, aspetta. È tutto al 13. Cioè, ora state capendo perché non vado avanti con i trofei e faccio battaglie normali. Guarda, anche il minatore è un leggendario, 13. Vabbè, allora. Vuoi anche qualcos'altro, 13? Bello, no? Tutto al 13, va bene. Sì, no, ok, perfetto. No, ma è uno scontro alla pari, mi dicono. Dammi la strega che teniamo a bada il cavaliere. Perfetto, palla di fuoco, probabilmente anche quella al 13. Penso, presumo.
Io le cose le ho il 12 nel deck, a parte gli arcieri che ce l'ho al 13 perché è una carta comune più facile da potenziare. Io ho anche il drago elettrico, quindi potrei utilizzare pure quella per potenziarmi i danni. Vai, vai, fermatelo. Usa il drago elettrico. Perfetto. Devo stare attento perché lui ha la palla di fuoco, eh. Quindi mi può steccare qualsiasi cosa. Infatti, che è al 13 perché si vede. Cambia di aspetto quando passa al 13. Vai, vai, butta giù la torre. Perfetto, anche quella roba lì. Il goblin sabotaniere. Fai danni. Lui mentre pensa che io attacco da questa parte. Ecco, perfetto. Io devo cercare di proteggermi dietro. Quindi butto lo secondo elettrico. La Valchiria qui. Altro drago elettrico per fermarlo perché lui butta la palla di fuoco. Fermalo. Perfetto, grazie. Adesso butterà un altro gigante o la palla di fuoco per uccidermi tutto perché lui avendo cose al 13 può farlo. Vedi? Te l'ho detto. Perché avendo le cose 13 le hai molto più alte, quindi fai presto, butta giù le torri degli altri. Se gli altri non hanno carte abbastanza alte. Perfetto, corone che non servono perché tanto il pass l'ho completato, quindi le corone non influiscono sul mio guadagno. Vabbè, dai, io vi ho fatto vedere la battaglia, vi ho dimostrato, cioè vi ho fatto vedere il motivo per cui gioco più spesso a parte in questo caso, perché non è possibile giocare in questo modo. Mi devo prima potenziare e poi giocare in battaglie e salire il core di grado. Per adesso sono in Lega 5, mi va bene stare qua. E la prossima volta, quando la prossima stagione, se avrò carte abbastanza livellate, potrò pensare di arrivare in Lega 6, dove c'è la pozione, no? Questa, Maestro 3. Che ci andremo avanti. Donare, io dono sempre perché devo ricevere sia punti stella che oro che mi servono per potenziare le carte. Che poi, meno male che gli spiriti di fuoco hanno solo una stella da potenziare, così non devo fare troppi livelli. Ho già i goblincieri, i cavalieri, sono tanta roba. Vabbè, dai, il video mi sembra durato abbastanza. Spero che vi sia piaciuto. Voi lasciate like in questo caso, un commento per dirmi se per caso avete qualche richiesta, qualche problema, oppure volete entrare nel clan e io ho un limite trofei troppo alto, ditemelo voi, io vi faccio entrare, se siete iscritti al canale vi faccio entrare anche se avete trofei più bassi, sperando non abbiate trofei sotto i 1000, perché almeno a 1000 trofei penso si dovrebbero avere. E niente, vabbè, condividete il giro così arriviamo a 700 iscritti, iscrivetevi al canale se siete nuovi e noi ci vediamo presto con un nuovo video.